Ben ritrovati. Lettura del commento al Vangelo di Don Luigi Maria Epicoco di giovedì 24 ottobre 2024. Commento tratto dal sito nellaparola.it. Le parole che Gesù usa nel Vangelo di oggi sono parole facilmente fraintendibili. Eppure Gesù le pronuncia non per fomentare un fondamentalismo religioso, ma bensì una passione per la vita che molto spesso è sconosciuta agli infelici. Infatti dire «sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso» non è un riferimento a un fuoco di guerra o di distruzione, ma a quel fuoco che i discepoli di Emmaus sentono bruciare dentro il loro cuore quando parlano proprio con Gesù risorto. Non ci ardeva il cuore nel petto quando conversava con noi? Si domandavano dopo averlo riconosciuto. Un insegnante che ha il fuoco dentro parla con parole che accendono fuoco. Un genitore che ha passione per ciò che vive accende passione nei figli. Un cristiano che brucia di vita trasmette vita piena agli altri. È questo il fuoco di cui parla Gesù. Ma poi continua. Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. D'ora innanzi, in una casa di 5 persone, si divideranno 3 contro 2 e 2 contro 3. Padre contro figlio e figlio contro padre. Madre contro figlia e figlia contro madre. Suocera contro nuora e nuora contro suocera. La divisione di cui Gesù sta parlando è la tensione che si viene a creare quando ognuno è se stesso. Infatti solo tra persone vive si creano crisi. Ma la crisi di cui egli parla genera vita, il conflitto invece non è una degenerazione. Non dobbiamo quindi avere paura delle tensioni che si creano anche nei legami più intimi. Dobbiamo però domandarci se essi sono generativi o distruttivi, se cioè ci aiutano a diventare più noi stessi o per amore di una pace falsa vi rinunciamo. Non è forse per questo che un figlio si scontra contro il proprio padre? Non è forse per questo che una nuora si scontra con la propria suocera? È la crisi di chi vuole essere se stesso e non l'incarnazione dell'aspettativa degli altri. Buona giornata e che Dio sia con tutti voi.